benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un vlog del nostro weekend casalingo perché siamo usciti l'altra settimana, quindi questa settimana siamo a casuccia e mi trovo nel mio secondo salotto, quindi al piano di sotto, perché con Andrea dobbiamo mettere i lampadari nel corridoio. E quindi vi faremo vedere un attimino come verrà e dobbiamo attaccare anche un quadro e quindi ci dedichiamo un po' a queste cosette. Nel weekend cerchiamo di finire il piano inferiore. Abbiamo portato gli scalini che erano già pronti a pitturare, quindi a essere dipinti del colore che abbiamo scelto. Quindi la prossima settimana, fine prossima settimana, dovremmo averli. Almeno li mettiamo e comincia anche questa scala a prendere forma ed arrivare ad una conclusione. Messi gli scalini, chiameremo di nuovo il fabbro che ci farà il corrimano, la ringhiera, corrimano, insomma, così diventa anche più sicura per i bambini per scendere. Detto questo, visto che mio marito è impaziente perché già è pronto, vero amore? Adesso vi faccio vedere intanto come stanno messe le luci nei corridoi in questo momento e poi vi faccio vedere il dopo. Comunque io ho questo poggetto qui, una scialletta, non so come si chiama, perché qua sotto non abbiamo i riscaldamenti, quindi l'aria è leggermente frescolina. Volevo farvi vedere, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, mi sa di no. Adesso giro un attimo la telecamera. Mi ricordo se vi ho fatto vedere il mobile che ho portato di sotto. Quindi io seduta qui sul divano, vedete, c'è un marito che passa e abbiamo davanti messo il mobile che stava sopra. Secondo me ci sta troppo bene, è proprio il suo, è perfetto. Manca il televisore che compreremo prima o poi. Sopra ho messo anche delle cosine, vedete già, la scritta patisserie quella rotta, l'ho praticamente incollata. Anche se si vede non mi interessa niente, tanto qua sotto insomma è un po' più rustica come situazione, però non mandava di buttarla, era peccato. E lì ho messo quell'alzatina con le rennette e poi lì c'è la mia zucca che ho fatto io dentro a un barattolo. E poi c'è quel girasole con la luna che stavano all'inizio fuori in terrazza, ma essendoci un vento pazzesco ogni tanto me le buttava per terra. Fortunatamente quello non si è rotto, quindi alla fine abbiamo deciso di metterlo lì per ora. Quindi questo è il salotto, diciamo, che sta prendendo forma. Poi piano piano compreremo il divano nuovo, così grosso che lei ci costa un patrimonio. E poi compreremo, no, il tavolo ce l'abbiamo, quindi il tavolo non lo compriamo. È stata mia madre, è un tavolo che dipinsi io perché era di legno scuro, l'ho fatto stile shabby chic bianco e l'ho appoggiato da mia madre, ma per ora ci abbiamo messo quello, poi vediamo un attimo se state. Sei pronto, amo? Andiamo. Adesso vi faccio vedere. Comunque guardate che carino, poi qui c'è pure quest'angoletto, con la vetrina. Eccola qui e col tavolino. Bello qua sotto, amore, si sta proprio bene, sai? L'angolo dell'uomo, eh? Il rosa anche qui. Hai espatriato da sopra e è venuto fino a sotto. È infestante, sì, è come l'erbaccia infestante. E niente, però mi piace veramente tanto. Pure il pavimento, cioè mi piace tutto, sì. Piano piano poi sta prendendo forma. Comunque, il quadro che andremo a mettere è questo qui. Guardate che bello, me l'ha regalato mia mamma per il compleanno. Sì, andiamo. E andrà messo lì. Poi, qui abbiamo deciso che ci metteremo il quadro, quello che abbiamo messo in camera da letto, perché il camera da letto non ci convince. Lo metteremo tutto qui, che dobbiamo però ripitturare tutta la parte alta, ma dobbiamo aspettare che la scala sia completa, perché è un po' pericoloso. Comunque, quel quadro della camera da letto lungo, quello di Van Gogh, lo metto qui, che secondo me ci sta meglio. E in camera da letto ne compro un altro più carino, più carino, più con i colori intonati alla camera da letto. Quindi, rosa! Ma perché sto telefono? Mamma, mi devi comprare il telefono nuovo, amore. Non me guarda. Non mi mette. Sì, arrivo, c'è ragione. Eccomi, allora qui praticamente adesso stiamo così con le lampadine appese. Noi ci mettiamo all'opera e poi vi facciamo vedere il risultato. Abbiamo messo tutti e tre i lampadari, adesso ve li faccio vedere quanto sono carini. Siete pronte?
Eccoli qui, guardate un po' che carini. Eccoli qua. Uno, due e tre. Li abbiamo presi non troppo grandi perché dalla telecamera non si vede bene, ma il soffitto non è cioè è alto, ma non così alto. Quindi se prendevamo un lampadario troppo grande, poi andava a finire troppo basso. Secondo me così è perfetto. Che carini, abbiamo messo la lampadina a palla grande, eccoli qua, tutti e tre fatti. Che belli. Poi sono delicati, non so, tanto ingombranti. Bello, mi piace. Questi abbiamo pagati 19,90, mi sembra, vero amore? Da Ikea? Su meno di 20 euro, abbiamo pagati veramente poco. Stiamo aspettando che ritorna disponibile quello per l'ufficio, perché ne abbiamo visto uno che ci piace tantissimo, ma era finito. Sicuramente Non tornerà più, non tornerà più. No, vero? Ci abbiamo messo una vita per deciderlo. Abbiamo deciso proprio quello che non è disponibile. Vabbè. Comunque, questi sono i lampadari. Adesso passiamo al quadro. Poi vi farò vedere come viene. Nel frattempo ho spostato una lampada da terra e l'ho messa qui. Perché sto buchino era vuoto, secondo me ci sta veramente bene. E basta, tutto qua. Come avete fatto? Se ci avete fatto caso, io non uso tappeti. Non mi piacciono i tappeti. Fortunatamente manca Andrea. Non sono amante di tappeti, ce l'ho giusto in cucina, al bagno e all'ingresso, basta. Ma quei tappetoni grossi, cioè secondo me sono belli, perché rifiniscono e tutto, però boh, non mi fanno impazzire, anche se qui sotto, non avendo il riscaldamento a pavimento, forse il pensierino ce lo potrei pure fare. Non lo so, mi piace più pulito così, sinceramente. È da rifletterci. Ditemi voi, secondo voi ci sarà bene? Ci starebbe bene un tappeto lì? E anche il quadro messo. Il mio maritozzo oggi si merita proprio un bel bacetto. Dice che ci faccio con bacetto? È il pranzetto, guardate che bello! Quello è proprio il suo spazio, secondo me. Bellissimo. Poi, ragazze, vi devo chiedere un aiuto perché io so che voi siete bravissime. Allora, vedete questo tavolo? Siccome è il tavolo da esterno, niente, questo telefono non mette più a fuoco. Siccome è il tavolo da esterno, è fatto così, vi faccio vedere. Vedete? C'ha tutti questi buchini. Quindi io volevo trovare un qualcosa di rigido, tipo di felpato, una tovaglia felpata, non so come specificare, che non mandasse a far sentire questi buchetti. Qual è il problema però? È la tavola, Ma guarda non che ci ho non è pensato. male, Ho pensato amo. Bravo amore, questa potrebbe essere un'idea. Il problema è che questo tavolo d'IKEA ha una larghezza, è un quadrato, quindi è 140x140. Non si trova niente di queste misure, non si trova niente, solo le tovaglie, ma fatte così. Siccome io volevo anche la tovaglia plastificata, quella in PVC, dove se i ragazzi ci colorano col pennarello, con un pannetto si toglie, non c'è sta, cioè non c'è una tovaglia plastificata di queste misure. E io mi sto addannando per cercarla. Comunque, datemi un consiglio per eliminare queste pieghette. Mio marito me ne ha dato una adesso, che sono mesi che gli sto chiedendo consigli, non mi si fila proprio. E oggi evidentemente ha ascoltato quello che dicevo, perché tanto quando noi donne parliamo voi non ci ascoltate mai. Sono mesi che ti dico, mo che ci mettiamo su sto tavolo? Bravo, è quello sentite. Oggi invece si vede che per puro caso mi hai ascoltato e mi hai trovato già No, perché la soluzione. soluzione viene così, uno ci pensa, poi Sì, ci pensa. Lasciamo perdere. Dove troviamo il compensato? macellato. Dal macellaro, dal fruttivendolo, dal falegname tocca andiamo, po' di fa 140x140. Bravo. Allora, quindi il problema abbiamo risolto. Però voi mi sapete di dove posso comprare online questa tovaglia plastificata, ragazze, no quelle antimacchie, proprio quella dura, quella de nonna che metteva nonna sui tavoli per Il fare. bollettone. Come volevo chiamare?
Ecco, che c'ha una larghezza minimo 150x150, perché 140 sarebbe perfetto, cioè sarebbe proprio da bordo a bordo. A me mi serve che scenda un po', Ehi. vedete? 150, minimo 150x150, oppure 160x160 e via dicendo. Aiutatemi a trovare sta tovaglia in PVC. Perché io mi sto veramente impazzendo, non la trovo da nessuna parte, non c'è, non c'è di questa misura. Poi c'è sta Ikea, fa i mobili, infatti sto tavolo manco si trova più, fa i mobili e non fa le tovaglie. Io per esempio ho trovato per puro caso, vedete sta tovaglia sotto? Perché questo è il tavolo che c'è il buco per l'ombrellone, no? Ho trovato sta tovaglia che c'ha proprio il buco per mettere l'ombrellone, è bellissima, l'ho comprata su Amazon. Vi faccio vedere, vedete? C'ha il buco con la cerniera che voi potete mettere l'ombrellone insieme alla tovaglia. Ok, però plastificata la tovaglia non si trova. Vabbè, mo basta, toccate il pippone con questa tovaglia e niente. Adesso andiamo su, che abbiamo finito finalmente. Abbiamo finito, amore. Perché tu che devi fare? Ah, devi fare le prese, vabbè. Finisco di passare l'aspirapolvere lì sotto e vado su. Allora, siccome dopo i lavori mi è venuta una leggera fame, ho pensato perché non facciamo un piccolo assaggio insieme alle mie amiche di una novità dell'Eurospin? Che ne dite? Allora, pensavo di assaggiare questi triangolini con mix di verdure. Intanto ci assaggiamo questi qua. Mi pare che già ve l'ho letto gli ingredienti, però ve li leggo. Dentro ci sono fiocchi di patate, farina di riso, olio di mais e verdure in polvere, tra cui barbabietola rossa, carota e spinacio, sale marino, estratto naturale di oliva. Proviamo? Andiamo. No, ragazze, potete capire. Il profumo sì, sa più di verdure, ma non so i triangolini quelli classici. Sono fatti così. Non sembrano quelli classici che compriamo noi ai legumi o al mais. Mamma mia, ragazzi, secondo me sono buone. Sembrano, hanno il gusto delle patatine, quelle bianche, ce l'avete presente? Sono croccantissimi, sono buonissime. Mamma. Ragazze, compate che sono buonissime. Amo. Senti qua come fa bene. Va bene? Ecco, i miei figli arrivano. Mamma mia, una patatina nuova, assaggiala. Com'è? Buona. No. Queste. All'Eurospin, ma cioè, sono buonissime, ragazze, sono proprio sfiziose. Fatto, amore? Io qua. Mo faccio il mukbang. Ragazze, sono buone. Promosse. Poi, mano a mano, assaggiamo tutto, eh? Valerio e Valentino, venite un attimo. Assaggia. Dai, è buono, assaggia. Mamma mia, le novità. Sta? Le verdure. Le verdure, a me non mi piace. È buono. Buona. Com'è?
Lo vedi? Solo Valentino ha visto quei pezzetti di verdure, capirai. Eh? Ma sono proprio buone, sembrano le patatine bianche. No, c'hanno la consistenza dei chips. Bravo, è vero! Andrea ha detto una cosa giusta, cioè hanno la consistenza delle chipster. È buono, è vero! Sono un po' più croccanti. Però queste non sono fritte, eh? Quelle sono più croccanti. Hanno fatto il forno. Sono più leggere. No, ragazzi, sono buonissime. Sono essiccate. Insomma, che sta dentro? Poi le patate. Allora, patata. Questo no. È cosa? Barbabietola, carota, spinacio, farina di patate e di riso. Amore. Qua ci sono 70 grammi. 30 grammi c'hanno 115 calorie. Guarda, non è tanto. No. Buonissima. Visto che ci stiamo, prendi un po' gli angolini al cioccolato fondente, almeno fammi la prova assaggio con loro. Apri. Vieni Valentino, questi ti piacciono, c'è il cioccolato. Tieni, sto. Vieni. Com'è? Mamma, che hanno di sapore? Buoni. Questo mi piace. Cioccolato. No, devo assaggiare. Allora, qua ci sta. Devo assaggiare questo e assaggiare prima questo. No. Io voglio no. Allora, qui dentro c'è galletta di mais 70%. Ok. Copertura di cioccolato fondente, lecitina, aroma naturale di vaniglia. Basta. Devo assaggiare questa. Qua c'è la cioccolata, ti piace? Ragazzi, visto che c'è stiamo, facciamo la prova assaggio. Aspettate. È duro. Sì. Oddio, il profumo sa di cioccolato. Fammi sentire. Che si sente bene. Sì, è cioccolato. Dai, assaggia. Dai, di ai nostri amiche se sono buone. Sì, è buono. Valentino l'ha promossa, è che lui è come me. Allora, questa è la forma. La mia è perfetta, ma girala pure la tua. Mamma mia, raga, che vuoi di caffè. Ma. No. Il problema è che c'è. Non c'è l'atto? L'atto. L'atto. E l'atto non c'è. È fondente il cioccolato. Mi assaggia queste col cioccolato. Il cioccolato è fondente. Oddio ragazzi, queste sono una droga. Un pranzo. Due gallette. Senza pasta mangiamo. Com'è? Buoni. Venerdì mi vado a comprare. Mi sono messa il burro cacao, ma io il burro cacao me lo metto pure fuori dalle labbra. E mo infatti si vede, vedi? Raga, compratele perché sono buonissime. In realtà non le voglio. Non sono più di così tanto. Ma questa altre? Sì. Poi se fate il mix dolce e salate, mamma mia, comunque faccio schifo, mangio tutto io. Eh? Non c'è. Questo è quello che ha il prodotto, però. Per mangiare questo è quello che ha il prodotto. Puoi mangiare queste? Queste sono buonissime. Non te devo implorare, pregare. Lasciate su cosa violetta, sennò...
Ah, prendo le gabbiolette, no? Non c'è la gente. Basta, lasciate qualcuno aprire. Ma che c'è un altro pacchetto? Ma no, finì. Anche quella manco gli piacciono. Se gli lasci, questo è il se mangia. Se gli lasci non gli piacciono, se non gli lasci gli piacciono. Amo, levamela, amo. E dai, levamela. Levale a mamma, vecchione. Manca solo assaggiare la galletta con la granella di cioccolato. Quella però non apriamo, amo, se non si finiscono e cosa ammosciano. Ragazze, promosse, buonissime. Sia questa che questa qua. Andatevele a comprare perché sono spettacolari. Quale vuoi? Dai, mo, levamele, se no me le mangio tutte. Mi piace la molletta. Vabbè, ragazze, vi saluto, se no qua finiamo qui. Buongiorno e buona domenica a tutti. Abbiamo fatto un mega salto temporale. Da ieri mattina, che era sabato mattina, a oggi, che è domenica. Perché ho deciso di farvi vedere le cose un po' più sostanziose di sto weekend. Comunque vi aggiorno. Ieri sera Vittoria Maria ha avuto la febbre alta, tanto per cambiare, e ha avuto tanta tosse. Quindi oggi staremo a casa. Solo io andrò a messa, perché i ragazzi devono andare a fare catechismo, poi assistono alla messa insieme a me. Andrea rimarrà a casa con i piccolini, perché Vittoria Maria è stata così. La notte l'ha passata tranquilla, fortunatamente, dopo che gli ho dato di tutto ieri sera: spray per la gola, sciroppi, di tutto e di più per fargli passare la febbre. Comunque, detto questo, stamattina sta meglio, la tosse ce n'ha veramente poca, è stato veramente uno sfogo, non lo so che è successo, una ricaduta, visto che lei è stata già male, non lo so, comunque è un periodaccio con influenza. E niente, io adesso, prima di andare a messa, mi sto preparando come si dice, la faccia dei ravioli cinesi, adesso è comparatico. Adesso giro la telecamera e vi faccio vedere. Allora, ho fatto, qui abbiamo due padelline, in una ho messo il porro tritato a coltello, mentre le carote e le zucchine l'ho fatte con il robot, perché me ci trovo veramente comodissima, ci metto 2 secondi. L'ho fatti appassire in padella con un pochino d'olio, poi ho messo zenzero e ho messo la salsa di soia. Queste praticamente sono fatte, vedete? Belle appassite, ok? Di qua invece sto cuocendo la carne macinata. Andrebbe quella di un misto, diciamo, tra manzo e maiale, oppure solo maiale. Ma io, ragazze, ho fatto macinato solo di vitello. Vitello, amore, hai preso? Di vitello, magro magro. Lo so, mi piace questo. Lo passo prima in padella. Allora, i cinesi non lo cuociono prima, mettono tutte le verdurine insieme, poi secondo loro si cuoce direttamente mentre cuoci il raviolo. A me non mi piace così, perché io ho la fobia, deve essere tutto bello cotto. Quindi preparo tutto l'interno, il companatico, già tutto cotto, e poi lo metto all'interno del raviolo. Quindi prima di andare a messa mi sto a preparare tutto, così nel frattempo si fredda. Se no, se mettete il companatico bollente sulla pasta che avete steso, poi un po' si potrebbe rompere. Ok, questa è pronta. Adesso io questa qui la vado a scatafasciare tutta qua dentro, così si insaporisce tutto bene. Lo faccio e poi vi faccio vedere. Allora, ho unito tutto quanto. Adesso faccio insaporire finché tutta sta acquettina, vedete sotto, non viene assorbita o comunque evaporata. Poi assaggio, se è sciapa ci aggiungo la salsa di soia, che ci ho condito sia le verdure che la carne. Nella carne ho messo pure un po' d'aceto balsamico, perché mi piace la combo aceto balsamico e salsa di soia. Comunque, ragazze, vi devo dire una cosa: questa salsa di soia dell'Amo Essere io non la comprerò più, perché è buona, ma è troppo troppo salata, cioè veramente è tanto salata. Infatti per oggi, per i ravioli, ho comprato quella lì, come si chiama la marca, mo? Quella classica col tappino rosso, ma l'ho comprata quella col tappino verde, che c'è scritto che c'è meno sale, perché io non ce la faccio. Cioè questa qui è ancora più salata di quella col tappo rosso. Chicco Man? Sì, portala un po' qui, amore, così la faccio vedere. Papà! Quella
quella classica che si vedono pure nei ristoranti giapponesi o cinesi. Ecco, questa qui, vedete? Ho preso questa qui perché c'è scritto a basso ridotto, a tasso ridotto di sale. Io adoro questa, costerà un po' di più, però non è tanto salata. Questa è più salata di quella col tappo rosso, cioè veramente tanto. Poi sta a voi, il gusto è vostro, se vi piace tanto salata prendetela. Ma se non l'avete mai assaggiata e non vi piace troppo sale, io ve la sconsiglio. Comunque, per condire questo qua ripieno ho usato questo, così mi sono regolata un pochino, non messa un po' di meno. Per mangiarla con raviolo intinto uso questo. Perfetto, adesso finisco qua di far asciugare e poi ragazze vi faccio vedere cosa andiamo a fare io e Andrea. Niente di sconcio, Detto così, mo? Vi faccio vedere cosa andiamo a fare, niente di sconcio, abbiamo andato attacca al quadro. Perché abbiamo deciso di togliere il quadro, quello nuovo della camera, perché non ci convincevano i colori abbinati ai colori della nostra camera. Quindi ieri siamo andati su Amazon, abbiamo acquistato uno nuovo, non d'autore purtroppo, perché come lo volevamo noi, le misure che vogliamo noi, non c'era d'autore, o se c'era non c'erano i colori abbinati. Allora, d'autore. Una copia, certo. Un falso d'autore. Sì, poi ci venga... Poi ci vengono a rubare pensando che c'è amico editatore. Un falso d'autore, ragazzi, un falso. Quindi, quello lì abbiamo trovato il posto perfetto che già ieri ve l'ho anticipato. Quindi adesso lo andiamo a montare. Vabbè, qui finisce e questo è il companatico. Dopo vi faccio vedere anche come faccio l'impasto. Vi faccio vedere. Sì, amore. Dove abbiamo messo il quadro? Siete pronte? Ciao amore! Il laser! Oh, ve l'ha! Adesso piano piano, eccolo qua! Secondo me, ragazze, questo è il posto giusto. Veramente il posto perfetto. Guardate che bello! Mi piace, bello. Fatemi sapere la vostra opinione, se lo vedete meglio qui o in camera da letto. In camera da letto, devo dirvi la verità, non mi convinceva, era troppo grande e i colori non erano abbinabili. Ma qui, secondo me, è perfetto. Poi, ovviamente, anche su questa parete qui, vi faccio vedere, aspettate, questa qui, metteremo qualcosina, sicuramente. Bello, eh? Mi piace, bello, foto. Via. Ah. Ti piace a te, amore? Sta meglio qua, vieni? Per San Valentino ci arriva l'altro quadro che poi metteremo in camera da letto. Adesso vi faccio vedere anche da sotto. Guardate che bello. Bello. Ci sembra fatto proprio questo posto comunque, amore. È bellissimo. Poi dovremmo... già abbiamo deciso cosa mettere qua dietro, ma non ve lo dico. Qui metteremo un falso d'autore bellissimo, però è gigante, tocca aspettare un attimo perché costicchia. Quindi uno in mezzo qui, poi un altro quadruccio lì, però siccome mia mamma mi deve regalare un po' di quadri che lei non usa, c'è in soffitta, dopo che l'abbiamo messi tutti vedremo un po' quello che manca. Qui non metto niente perché ci andrà la stufa, forse qualcosina metterò lì. E poi c'è da riempire tutto, tutto il corridoio qua c'è da riempire. Ma guarda che belli sti lampadari, oh. Fanno un sacco di luce. E di qua, allora, io sono indecisa se mettere degli armadi, delle credenze in questi due spazi, cioè qua e qua, oppure metterle qua. E qua mi serve il vostro aiuto, datemi un consiglio, secondo voi le credenze staranno meglio qua e qua o di qua, qua e qua? Tu che diciamo? Mi sa che stanno meglio di qua, beh? In questi due spazi, vero? A noi ci piace di qua, però dateci il vostro consiglio perché è importante. Di qua poi metteremo altri quadri, tutti i quadri, sapete che io sono malata per i quadri. Vabbè, questo è quello che dovevamo fare stamattina. Abbiamo finito, adesso basta.
Sono tornata dalla messa e mi sono messa subito a fare la palla di impasto per fare i ravioli, perché deve riposare. Quindi ho impastato, ho fatto la pallina, adesso la vado a coprire con un bel cannavaccetto per tenerlo umido, diciamo, non che si secca. E ecco qua. E mi vado a fare l'aperitivo con la mia famiglia. Comunque ragazze, poi vi do, se vengono bene vi metto tutti gli ingredienti nell'info box, se vengono male no, è inutile. Quindi ho usato la farina char, quella mix universale. Avevo trovato anche delle ricette con la farina di riso solamente, però ragazze, la farina di riso purtroppo si sgretola e secondo me negli impasti non va bene. Quindi ho trovato un'altra ricetta invece con la char, che la char è quella che si avvicina di più alla farina col glutine, cioè ti fa diventare gli impasti più simili a quella col glutine. Quindi ho usato quella lì. E gli ingredienti sono semplici per fare i ravioli, perché sono veramente, cioè ci va la farina, un po' di sale e acqua tiepida, stop, quello è. L'ho fatti con il, come si chiama, con il robot, vedete, con questo qui aggancio. Ovviamente la ricetta portava la grammatura sbagliata come sempre, quindi io ho dovuto adattare un pochino l'acqua, cioè l'ho dovuta mettere di più, poi vi dirò quanta ne ho messa di più se dovessero venire buoni. E niente, adesso si riposa qua bella carina coperta e io vado a fare l'aperitivo, che ho una fame tremenda. Aperitivo fatto, mio marito mi ha fatto uno spritz spettacolare e ragazze, quel come si chiama, quella bottiglia di aperitivo simil Aperol che abbiamo preso è spettacolare, perché praticamente è identico all'Aperol ma costa nettamente di meno, quindi buonissimo, promosso. Allora, come vedete, ho preso metà dell'impasto e l'ho steso, ho fatto una sfoglia abbastanza fina, vedete? Perché deve essere per forza fina, se no non si cuoce bene. Mi raccomando, mettete sotto la farina, io vedete in questa parte purtroppo non ho messa tanto, però poi riusciremo comunque a sollevarlo, ecco qua, è abbastanza elastica per essere una farina senza glutine. Mi sono comprata un po' di anni fa questi aggeggi proprio per fare i ravioli cinesi, vedete? Però ci potete fare tutto quello che vi pare, ravioli normali, i saccottini, i sofficini, perché sono tre misure, cioè questo che è il medio, uno più piccolo e uno più grande. Questo è fatto che prendete, vedete questa parte serve per fare il cerchio, mettete qua e girate e il cerchio è fatto. Poi prendete il composto, lo adagiate qua sopra, vedete? Ok, mi raccomando, bene, così, appoggio qua che è meglio. Mettiamo un po' di ripieno, che io me lo so preparato qui, qua dentro, ecco qua, vedete? Non tantissimo, se no poi non si chiude, io magari mi metto proprio un'altra antichietta. Ecco qua, poi io vado a bagnare leggermente il contorno, ho qui l'acqua a portata di mano, ma proprio, ma sapete quanto? Proprio poco, con le mani così. Prendete e chiudete e spingete forte. Allora, adesso che mi ricordo, dovevo infarinarlo, non l'ho fatto, speriamo che è uscito uguale. Eccolo qua, guardate. Non è perfetto perché lo dovevo infarinare, ma guardate che bello! E il primo raviolo è fatto. Mi raccomando, ecco, si è pure rotto. Vabbè, mo lo sistemo. Mi raccomando, infarinate l'aggeggino. Io come una scema non l'ho fatto. Comunque questo dovrebbe essere all'incirca il primo raviolo. Adesso vado avanti e vi faccio vedere quelli che mi vengono meglio. Ragazze, vi è qua, mo fa vedere. Correo. Il primo mi è venuto male, il secondo bene, però con quell'aggeggio non mi si chiudono bene, quindi ho cominciato a farli a mano, che poi sono pure belli cicciotti, l'ho fatti, sì. Devo farli con quello più piccolo, per far... vabbè, l'ho chiusi a mano, adesso vi faccio vedere, vai avanti, vai lì per favore, come faccio a mano, faccio sempre la forma con quello lì, metto un po' di composto, non troppo perché sennò si rompe. E poi comincio a chiudere come se fossero i color Jonas. Qui faccio questo e poi faccio delle piccole piegature in questo senso. Vedete?
delicati, perché questi si rompono subito. Valentino! Guardate che carino che è venuto. Valentino! Ecco qua. E lo metto qui. Con questi purtroppo si sono rotti, quindi evidentemente con l'impasto senza glutine non si può fare, perché bisogna usare più delicatezza. Ecco qua, faccio un altro, mettiamo un po' di impasto, troppo, ecco. E andiamo col chiuderlo, facciamo la pieghetta qui e cominciamo, tingiamo un po' le dita nella farina, a fare le curvette. Ecco qua. Il primo non mi era venuto bene, poi mano a mano, però ragazze, ci prendete un po' di manualità. Poi qua voi inventate un po' la chiusura, ecco. E questo è un altro. Adesso io proseguo e li faccio tutti. Mo, vedete, qui è rimasta, vado a impastare e ristendo. Ci aggiorniamo a quando ho finito. Dai, amore. Allora, ragazze, ho finito. Con varie sperimentazioni, infatti vi faccio vedere, questo è il vassoio, alla fine è venuto perfettamente, guardate che bello che è, dove i ravioli mi sono venuti benissimo. L'unica cosa, la misura è troppo grande, andava preso la misura quella più piccola che avevo, però vabbè, sono andati bene. Prima di arrivare a quello, guardate qua quante prove ho fatto, oh signore, ho fatto 3000 prove, più piccoli, più grandi. Insomma, questi sono quelli sempre venuti bene. Alla fine la soluzione che ho trovato è stendere la pasta leggermente più alta, più erta, e infarinare sempre il cosino per fare i ravioli. E infatti sono venuti perfetti. Cioè, guardate che bello. Perfetto, vedete? Quindi alla fine ho trovato la tecnica e ci sono riuscita. Ma così vale per ogni ricetta. Cioè, quando voi fate una ricetta nuova, dovete prima sperimentarla voi e trovare la vostra tecnica giusta, perché non è detto che quella che vedete della ragazza che la cucina sia quella giusta per voi. E infatti per me così non è stato, io ho trovato la mia. Con questi poi io ve li consiglio, li ho comprati su Amazon, sono una favola. Ci potete fare pure i fagottini ricotta e cioccolato, cioè ci potete fare quello che vi pare. L'unica cosa, ho sbagliato la misura. Questa vedete quanto è grande, così, invece dovevo prendere la misurina più piccola. Però secondo me sono venuti perfetti. Per la cottura io adesso devo usare 3 padelle, che mio marito non mi ha gentilmente preparato. Amore mio, metto la grande al centro e le 2 laterali, ok? Poi vado a mettere l'olio, ok? Così, un po' d'olio qua e un po' d'olio di qua, perché dobbiamo andare a fare la crosticina. Accendiamo la fiamma, non badate la mia macchina del gas sporca, ma stamattina ho cucinato e non l'ho pulita. Oh, quella, aspettate che questo mi crea sempre problemi. Sì, amore, un po', perché guardi con la macchina. Sì, con la macchina, col telefonino non ci riesco. Vai. Abbiamo cambiato la manovella. Che è più corta. Ma è più corta, non si è capito. È uguale, sì. È più corta e quindi va premuta di più. Facciamo scaldare bene l'olietto, dopodiché ci andiamo a mettere i ravioli. Poi appena è caldo vi faccio vedere. Allora, si sono scaldati, adesso andiamo a mettere questi più grandi nella padella più grande, qua. E mettiamo tutti quanti, lasciamo fare la crosticina sotto. Questo è il fornello più grande, quindi di conseguenza... Ecco qua, vediamo quanti ce ne entrano, speriamo bene. Una volta posizionati non vanno più toccati, ragazze. Ecco qua, ce ne sono centrati un bel po', ok? E gli altri li andiamo a mettere alle altre padelle. Io adesso le metto tutte e poi vi faccio vedere. Eccoli qui, li ho messi tutti. Quando è fatta la crosticina, ragazze, va aggiunta l'acqua,
mettete un pochino, un bel po' d'acqua e coprite con i coperchi. Dopo vi faccio vedere anche questo passaggio. Ma sotto, mi raccomando, si deve fare la crosticina. Vediamo un po' a che punto sta. Vedete, si sta facendo? Ok. Devono essere quasi tutti così, con la crosticina. Una volta che c'è la crosticina, non dovete mai girarli, ovviamente. Una volta che c'è la crosticina, andiamo a mettere l'acqua. Adesso andiamo a mettere l'acqua. Così. Cercando di non andare proprio sopra, Perfetto. Mettiamo l'acqua che vada a coprire apposta tutto quanto. Ok. E adesso, ragazze, si copre col coperchio e facciamo cuocere almeno per 20 minuti. Così. Io ho messo tutti i fornelli bassi, Ok, 20 minuti, mi raccomando, poi vediamo com'è. Arrivati a fine cottura. Questi qua, ragazze, è il risultato. Vedete come sono? Diventano di questo colore, tipo trasparenti. Questi sono quelli più fini che mi si sono rotti, vabbè. Sono tutti belli cotti. Adesso io li vado a dividere per i piatti e poi ce li pappiamo. Comunque, quello che vi volevo dire, adesso giro la telecamera. Quello che vi volevo dire è che questa non era una video ricetta. Io vi ho fatto vedere come faccio quando faccio una nuova preparazione che non ho mai fatto. Ovvero, l'ho fatti ma con la farina normale, quindi col glutine, che è tutto più facile. Con le farine senza glutine, ragazze, la situazione si complica di parecchio, anche se con le farine della scià si semplifica. Quindi questa è stata la prima volta che li ho fatti senza glutine, e devo dire che non mi posso lamentare, almeno nell'aspetto. Ci ho messo un po' per trovare la giusta altezza per poterli fare con quel macchingegno, che è veramente facilissimo da usare, ma soprattutto è veloce. Io che ne devo fare tanti, se li dovevo chiudere tutti a mano ci avrei messo un'eternità, e poi ovviamente non ho la manualità giusta. Con quell'attrezzo ci mettete un secondo. Quindi, mi raccomando, prendete questa ricetta, questa preparazione, solo come un esperimento, come una prova. Se sono buoni, sicuramente vi farò la prossima volta una video ricetta. Non imminente, perché l'abbiamo appena fatti, io poi mi annoio di fare sempre le stesse cose. Ma quando li rifarò, sicuramente ci farò una video ricetta con tutti gli ingredienti e le grammature precise. Io oggi vi ho fatto vedere un po' quello come mi diverto io a sperimentare le nuove preparazioni. Dopo tutta sta pappina che vi ho fatta, andiamo a mangiare. Amo, andiamo a mangiare! Non ci fate caso, ma mi è uscito l'herpes pure qua. Cioè, so 2 mesi che ho herpes. Vabbè, c'avrò le difese immunitarie sotto i piedi praticamente. Infatti volevo andare dal dottore a farmi dare qualcosa, tipo un integratore come il Betotal, che so che è molto valido per aumentare le difese immunitarie, perché io non posso andare avanti così. Comunque, ragazze, andiamo a mangiare e vi facciamo la prova assaggio, quindi rimanete su questi schermi. Che stai a dire? Rimanete ferme su questi schermi. Prova assaggio, mia ed Andrea. Sono grossi, raga, un po' troppo grossi, guardate. Mamma, vabbè, la prossima volta ti faccio più piccoli. Sono fucini cinesi. No, raga, non potete capire. Infingiamo nella soia. La soia è scotta, eh? Il sapore è buono. Scottano! Ah, da fuoco! È scappato lì! Ragazzi, sono buonissimi. Mi raccomando, fateli più piccoli. Io ho fatti troppo grossi. Però sono buonissimi, eh? Ha fatto i panamericani? Sì. Ho fatto sì, infatti. XL. Papà, via, la faccio una botta. Questa zitta mangiare, ecco perché. Papà, fa cotta. Soffia. Non riesco mai a soffia. Io provo soffia. Buoni, promossi, diamo? Manca solo che la misura. La misura è più giusta, è un po' più piccola. Se erano più piccole, più buone. Ragazzi, promossi, lo so che vi ho fatto venire fame, lo so, vi vedo là dietro. Vi vedo. Che sta da lì, di maledetta Sara, ci stai a far venire fame.
Provateli però perché sono veramente buoni. Buon appetito a tutti. Coffee time. Andiamo nel caffè. Sorpresa. Oddio, sono matta. Allora, abbiamo deciso di fare l'angoletto del caffè per concludere questo bellissimo mega video del weekend di due giorni che vi abbiamo fatto vedere un sacco di cose, vero amore? Vero. Comunque ragazzi, i ravioli erano buonissimi, peccato solo che erano troppo grossi, se erano dimensione giusta erano perfetti, fateli perché sono buoni, vero amore? Vero, vero. Io niente cioccolata perché sono piena come no, sono proprio piena, da domani dieta, domani quando domani? Da lunedì, ma quale lunedì? Domani, manco quale domani, ma sta a fare il massaggio alla testa, vedi? Ma che stai a fare? Ah, quello costa, ma dai, non sei normale. Oddio, quanto è matto mio marito. Comunque stamattina mi ha messo quel bellissimo quadro, vero amore? Ah, a schiena mi sono spezzata. A schiena, due gradini di scale, tutto salire. Con Vittoria che ci spostava il laser. I scherzetti. Vittoria oggi sta bene, non c'ha avuto niente, vero amore? Mm-hmm. Né febbre, né tosse, pochissima. Fresca come una rosa. Cioè, da ieri sera che sembrava una tragedia, che Purella non finiva mai di tossire. Tutta notte. Con la febbre alta quasi a 39, stamattina invece stava bene. Allora, che ci raccontate voi che avete fatto in questa domenica bestiale? Dite. È una domenica bestiale, è una domenica con te, ogni tanto nasce un fiore. Questo che era Fabio Concano, vero mo? No, non lo so, io so, non seguivo queste... Fabio Concano lo seguì, non seguivo. L'altro giorno non lo seguo. Vasco Rossi, no, non lo seguo. Ah, è vero, da Paolo Bonolis. Ci si conosce Vasco Rossi? No, no, non lo seguo. Oddio mio. Ormai tutto non lo seguo, perché pare che lo devi seguire per forza su Instagram o su qualche altro tipo di social. Che non mi viene in mente adesso, TikTok, TikTok. Oramai ragazzi siamo arrivati in quella fascia d'età dove tutti i cantanti di oggi io non li conosco, ma proprio niente, io ormai sono rimasta legata ai miei cantanti della mia gioventù, no? Pure tu amore, giusto? Sì, tu Marcella Bella. No, io gli italiani non ho mai seguito. Marcella Bella. Gli unici italiani che abbiamo mai seguito sono stati Patti Bravo. No, ma è Patti Bravo. Matti Bazzaro. Io Matteo Bazzaro, io invece sono legato a Gigi D'Alessio, Riccardo Fogli, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Giorgia, Elisa. Ma Elisa mi fa impazzire. E vabbè, Claudio Baglioni, penso di tutte le generazioni. E il Sorcino, Renato Zero. Zero. Poi chi altro mi piaceva italiano? Mo? Ah, poi vabbè, l'età mia c'erano i Gemelli Diversi. Gli articolo 31, i Neri per Caso, tururum, tururum, le ragazze, na 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 na, basta, delle canzoni. La ricordi tutta, eh? Sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi che non conosciamo nemmeno la verità. Aspetta, poi... anche qualcun altro. Sì, poi c'era brutta. Chi era? Ti guardi e ti vedi brutta. Alessandro Canino, come vale? Boh, mi ricordo come si chiamava questo. Oddio, che matti. Poi c'era Le Vibrazioni, mi sentivo. Tu? Più... I Negramaro. Sono più recenti. No, beh, Vibrazioni sono recenti, amore. Sono un po' più recenti, non di I Negramaro. Poi quale altra band c'è? I Modà, gli ero malata per i Modà. Te credo, non le sente Modà. Certo. Poi chi altro c'era, mo? Vai a fare ricerca. Certo. Ricerca su internet. No, volevo vedere chi era quello là, se era vero. Però siamo proprio, noi stiamo proprio sul pezzo, amore, perché
questo video esce lunedì e noi stiamo parlando di cantanti quando martedì inizia Sanremo. Quindi noi stiamo proprio sul pezzo. Stiamo sul pezzo. L'argomento del momento, amore. Capito. I musicisti italiani. Tocca a dirlo. A chi? A Citti da Sanremo. Amadeus. E beh, comunque questi erano i cantanti che sentivo io. Poi c'erano quelli stranieri, tra cui Tech Debt, i Backstreet Boys, Backstreet Boys. Poi c'erano i Five. Ragazzi, voi che c'avete da mia vi dovete ricordare per forza. I Five, i Tech Debt, i Backstreet Boys. Poi c'era... Come si chiamavano queste ragazze? Ah, le Spice Girl. Pure le Spice Girl. Quelli per i maschietti, cioè certo. Quelli per le femminucce e quelli per i maschietti. Poi c'era Christina Aguilera. Poi c'era chi c'era? Britney Spears. E cosa? Justin Timberlake pure c'era. Sì, un fenomeno proprio del canto. Poi c'era. Mo non mi viene in mente. Vabbè, se mi vengono in mente ve lo dico. Fino a che non mi finisco. I Wham. I Red Hot Chili Peppers, quanto mi piacevano, quelli erano belli, amore. E quell'altro, come si chiamano? Fuori dal pop. No, come si chiama l'altra band? Nirvana? No, i Nirvana. Andiamo sul rock. Oddio, come... Vabbè, J-Lo, c'era Jennifer Lopez, e Beyoncé. Come si chiama l'altra band? I Black Eyed Peas? Ah, quanto mi piacevano i Black Eyed Peas. Poi amo, che ti è in mente? Io vesto di quelle d'età mia, poi tanti neanche mi ricorderò. Ogni tanto, quando vado su TikTok, che mi capitano i revival anni 80-90, inizi 2000 pure, mamma mia che ricordi, certe canzoni che le so tutte a memoria, mo, tutte a memoria. Ma non mi vengono in mente. Vabbè, poi c'è Rossella Ramazzotti. Che fa, lo esci fuori adesso è Rossella Ramazzotti. Vabbè. Comunque. Piccolo Rihanna. Ma no, stranieri no, mo. Katy Perry. No. Americano. No, questi non so. Madonna, ci siamo dimenticati. No, tu a mo stai a fare cantanti pop degli anni 90. Certo. Perché Madonna che è degli anni quanto? Madonna a parte che è rettiliano secondo me perché ormai... Comunque il mio cantante preferito anni 90 Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio era Gigi D'Alessio, che poi era proprio quella a fan accanita. Sì, vai, amore. E un po' ci siamo dimenticati di Celine Dion, Mariah Carey. Perché non ha messo italiani? Perché mi sono scordato. Ecco, italiani. Ligabue. Ah, ho elencati tutti. Ah, Jovanotti. Memax 883, c'ha ragione. Ligabue. Questi sono i cantanti, ma oggi chi c'è sta? Oggi c'è sta. Come si chiamano quelli con quei nomi strani? Sfascia Carozze. Dai, Ivana Spagna degli anni 90. Ivana Spagna pure. Massimo Ranieri. Vabbè, Massimo Ranieri pure è rettiliano. Che dura fino a non c'è più. Giorgia, l'abbiamo detto. Pupo. Raff, c'era Raff, ragazzi. Enrico Ruggeri. Perché non dimenticarci di Albano e Romina? Albano e Romina, mo. Ma dai, hanno fatto Umberto Tozzi. Highland. Fatto, L'Highland. Hanno fatto un patto col diavolo. Comunque ce n'erano dei cantanti. No, tu mi devi mettere adesso. Chi? Adesso c'è. C'è stato. Tutti questi nomi. Sfascia Carozze. Sfera e basta. Ah, bravo. Sfera e basta. Cioè, adesso ci sono questi cantanti giovani che hanno questi nomi strani. Sfera e basta. Poi tu conosci qualche cantante giovane, vero? Mm? Sì, quella sta su un altro pianeta, mia figlia. Sì. Niente, ti preoccupare, amore. Cantante giovane? No. Ne conosci? No, lei insegna, lei so come... Non vedo, non sente in parno. E tu scimmiette? No, pop, rap, il trap, mo. No, il trash no, per favore. No, il trash. Sì, trap, perché è preso da trash. Vabbè, rap. Comunque quelli attuali c'hanno dei nomi eccoli strani. Qua, Non cominciamo neanche, già vedere facce. No, di quelli di oggi mi piace Ultimo. Ecco, Ultimo mi piace. Quello dovevamo dire Ultimo. No? Dai. Di poi e questo? Giuse Delizia. Allora, mo vi dico un po' dei nomi dei cantanti di oggi. Giuse Delizia. Giuse, scusate. Ma sono italiani? Sì. Brescia. È genovese questo. Ma sei sicuro? Ma si conoscono? San Giovanni, San Giovanni si conosce. Come Sanremo? San Giovanni si conosce.
Questo? Big Mama. Big Mama. Ma se mi vede qualche ragazza mi manda a quel paese. Va, finita, mo? Eccola. Chi è? Malerba, ma chi è? Ma che ne so? Ma che ne so? Perché Malerba. Si poi? J-Lord. Ah, ma questi me li conosci solo te. Ecco, non è che Clara. Mobrici o Mobrici, Mobrici. Che si voglia. Lala Alabash. Ma questa non è italiana, infatti. Cantante romana. C'è origine romana. Poi? Amo, ma questi non so di oggi. Questi non so di domani. No, questi non so. Questo è Weird, quindi non so famosi. Non questi, so famosi. Stanno su Weird. Weird sono strani, perché... Vabbè, io non li conosco i due ragazzi. Fatemi sapere, amiche mie, voi della mia o della Andrea, se avete qualche cantante. Eccolo qua. Marrakesh. Blanco. Scusate. Blanco. Lazza. Sfera e Basta. Da Sap. Ricomi. Arcomi. Madame. Laura Pausini, che questa è pure... Quella ormai va di moda sempre. Da quando è nata che canta. Vabbè, insomma, fatemi sapere voi dell'età nostra se avete qualche cantante preferito moderno. Io no, io l'unico cantante che un pochino mi piace è Ultimo. Vediamo? Basta la romana. De moderno non c'ho nessuno che mi piace. Ultimo. I Maneskin. I Maneskin, loro sì, ci piacciono, oh. C'hai ragione, brava mo. I Maneskin. Fedez, ci piace? Ci piace. I Måneskin, sì, i Måneskin promossi, 10 e la da mome fa copyright. I Måneskin 10 e lode, ragazze, loro sì che c'hanno l'X Factor. Vabbè, basta, dai, mo finiamo sto coso, sto momento coffee time che è durato 11 minuti di coffee time. Perché se ne avevamo fatto il cappuccino alla colazione al banco? No, abbiamo parlato di una cosa attuale, perché adesso si parlerà dei cantanti, amore, italiani. Annalisa pure è brava, sì, pure Alessandra Amoroso, ecco, mo che mi viene, mi piace. Mister. Ma chi è? Mister si chiama. No, Alessandra Amoroso pure mi piace tanto. Tutti quelli che vengono poi dalle varie... Da Maria. Dai varie cose, Maria e quell'altro X Factor. Annalisa mi piace, nominato. Alessandra Amoroso mi piace. Marco Mengoni, che è abbastanza recente. Hai Mr. Dylan. Madonna, Mengoni, oddio, un po' una via di mezzo. Annalisa. Alfa. Non conosco Alfa. Alessandro Mancana. Bomba Dash pure fanno Paolo belle... e Chiara, che no, Paolo e Chiara non mi piace. Mr. Rain pure c'è. Mr. Rain ha fatto solo qua canzone che mi è piaciuta. Piace tanto. No. Ai bambini piace tanto. Mr. Rain non c'ha l'X Factor. No. Achille Laura. Rose Villain. Rocco Hunt. Qualche canzoncina carina ha fatto. Paris. Irama non mi piace. Vabbè, insomma, ragazze, se no qua stiamo tutto il giorno. Fatemi sapere qual è il vostro cantante. I Pinguini Tattici Nucleari, vogliamo mettere loro, lo meritano. Sì, loro sono bravi. Mi piacciono. Pure i Pinguini Tattici Nucleari ci piacciono. Fateci sapere quali sono i vostri cantanti moderni preferiti. Adesso vi salutiamo. Che diciamo, mo? Fred De Palma. Basta. La luce si infogna proprio. L'ha fatto. L'ha fatto? Ragazze, io finisco qua questo lungo video del weekend. Spero che vi abbiamo tenuto compagnia, vi sia piaciuto quello che vi abbiamo fatto vedere. Fatemi sapere se vi piacciono i quadri messi in quelle posizioni. Fateci sapere se vi sono piaciuti i ravioli visti dal video, ovviamente. Vi prego, ditegli di sì, se no mi fa spostare un'altra volta. I quadri, amo? Sì. E fateci sapere quali sono, ve lo dico per la 30ª volta, i vostri cantanti italiani preferiti, moderni, ma pure quelli di una volta, dai. Noi vi mandiamo un bacio. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!